Cibi a base di insetti. Come riconoscerli? Fate attenzione a questi dettagli al supermercato per evitare sorprese. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! Le elite del pianeta hanno deciso da tempo. Le nostre abitudini a tavola devono cambiare, a favore di prodotti più green. Gli stessi signori che hanno sfilato recentemente a Davos, con elicotteri e auto blu dal motore sempre acceso. Forse dimenticando, per qualche ora, quanto importante sia la lotta all'inquinamento, ora ci indicano la strada da seguire. Nello specifico, addio a prodotti storici del Made in Italy, via libera agli insetti, eletti a cibo del futuro. Con tanto di prime iniziative in questo senso già avviate anche nel nostro territorio. La domanda che molti consumatori si stanno facendo a tal proposito è la seguente: come si fa a riconoscere e magari evitare prodotti derivati dagli insetti? Non c'è il rischio di mangiarli a propria insaputa? Ecco, allora, un piccolo approfondimento per fare chiarezza. Come spiegato dalla testata Cookist, da pochi giorni l'Unione Europea ha autorizzato per la prima volta la vendita di farine e altri derivati dal grillo domestico, con i supermercati europei che rischiano, quindi, di essere presto invasi da questi prodotti. Cibi che al momento rappresentano soltanto una piccola nicchia, ma che gli esperti vorrebbero fossero sempre più presenti sulle nostre tavole. Meglio, quindi, imparare a distinguerli correttamente. Secondo le attuali regole comunitarie, l'eventuale utilizzo di insetti negli alimenti dovrà essere sempre segnalato in etichetta, come avviene per tutto il resto degli ingredienti. Con un po' di attenzione, dunque, si potrà evitare l'acquisto di simili prodotti, se non graditi. Occhio, però, i prodotti che utilizzano grilli non lo scriveranno in maniera esplicita, ma si limiteranno a indicare il nome scientifico dell'animale, ovvero Acheta domesticus. Qualora leggiate questo nome in etichetta, dunque, sappiate che l'alimento è stato ottenuto da farina di grillo. Discorso analogo per gli alimenti derivati dalle larve del verme giallo della farina. Il nome che sarà segnalato è Tenebrio molitor, oppure la larva del verme della farina minore individuato con Alphitobius diaperinus. Non è detto, comunque, che sulla confezione non possano esserci altri riferimenti visibili. Onde evitare sorprese, però, meglio fare attenzione. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.